Gli aumenti del gasolio hanno prodotto un costo aggiuntivo esorbitante per le imprese dell'autotrasporto e la committenza non riconosce i maggiori costi. Le tariffe per i servizi di autotrasporto sono più basse rispetto a quelle di 15 anni fa. Gli autotrasportatori salernitani si sono riuniti questa mattina dinanzi alla prefettura di Salerno per chiedere che lo Stato, attraverso gli organismi competenti, prefettura, guardia di finanza e agenzia delle entrate, effettui controlli nelle aziende committenti e sanzioni gli irregolari e che sia lo stesso Stato a garantire la certezza del pagamento con controlli severi presso le imprese committenti, con obbligatorietà ai pagamenti entro 30 giorni. Rispetto alle proteste di circa un anno fa, quasi nulla è cambiato se non l'inserimento della norma che prevede che siano prefetto e guardia di finanza a vigilare sui pagamenti da parte delle aziende committenti. Inoltre, gli autotrasportatori, proprio a causa dei ritardi nei pagamenti, si trovano spesso a dover dichiarare entrate minori alle spese, venendo paradossalmente ulteriormente sanzionati come evasori fiscali. Io ho potuto toccare con mano una profonda rassegnazione. Nel frattempo, però, si mettono in campo, come dire, strumenti per difendersi, perché se lei pensa che noi continuiamo ogni mattina quando usciamo a mettere soldi, cioè paghiamo il gasolio, l'assicurazione, i pedaggi, e nel frattempo da un'altra parte non siamo pagati. Siamo pagati tardissimo, malissimo, per cui capisci che un'impresa è come costi e ricavi. Se ci sono solo costi, i ricavi, come dire, qualcuno si inventa anche forme molto creative. Noi riteniamo che sia sbagliato. L'incontro di stamattina è anche per sollecitare, perché un elemento di novità c'è stato, è quello che nella spending review è stato dato finalmente una responsabilità precisa al prefetto e alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate di poter, come dire, in qualche modo controllare i pagamenti, i tempi di pagamento e la congruità delle,